Importante cerimonia a Catanzaro, dove gli ordini delle professioni infermieristiche hanno inaugurato la nuova sede in via Lucrezia della Valle. Una struttura moderna, centrale, accogliente e soprattutto funzionale, che ha richiamato la presenza di numerosissimi ospiti accolti nel salone principale. Al taglio del nastro anche la presidente nazionale, che era accompagnata da alcuni membri del direttivo. Qual è il ruolo delle OP in una sanità calabrese in perenne apnea? Ma intanto il ruolo dell'ordine professionale è stato stabilito per legge ed è connotato come ente sussidiario dello Stato. Gli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche insieme agli altri ordini sanitari hanno quindi questo ruolo fondamentale di essere interlocutori privilegiati delle istituzioni affinché si possa ragionare, impostare, programmare una sanità a misura dei bisogni dei cittadini e quindi ovviamente in seconda battuta dei professionisti che devono assistere questi cittadini. Appena visitato questa sede, un'impressione a caldo? Una sede molto viva, una sede accogliente, una sede che è non solo la casa degli infermieri, ma è la casa degli infermieri aperta anche ai cittadini, alla popolazione e alle altre istituzioni. L'appello è: gli infermieri ci sono, come ente sussidiario dello Stato, insieme agli altri ordini e alle altre professioni, per lavorare, per far rinascere questa regione su una base che c'è, che è importante e che dovete con orgoglio far emergere. Veramente, se io penso alla Calabria, penso veramente al mare limpido, strepitoso e alla bellissima montagna che fa da cornice ai vostri luoghi e alle vostre città. Forti come la vostra montagna e limpidi e trasparenti come il vostro mare. Questo è l'augurio che vi faccio. Gli operatori sanitari sono sempre in prima linea e devono essere sempre aggiornati per fronteggiare ogni evenienza come quella ad esempio degli ultimi giorni. Si fa abbastanza per la formazione dei vostri ordini? Ma sicuramente sì, diciamo che siamo a un passo dove la formazione veramente ha preso piede a tutto tondo e molto si sta facendo, ma già negli ultimi anni, e devo dire che la spinta già partita 25 anni fa con la formazione universitaria sicuramente, come dire, ha dato un là molto importante, per cui noi oggi abbiamo infermieri, oltre che seguire percorsi formativi universitari fino ai dottorati di ricerca, abbiamo molti dottori di ricerca, ma anche la formazione permanente. Noi puntiamo molto su questo in maniera estremamente seria, estremamente pragmatica, perché troviamo che sia l'elemento che può sicuramente aggiornare continuamente le competenze di questo professionista e dare il meglio di sé. E devo dire che sta funzionando. Probabilmente dobbiamo fare ancora qualcosa in più, però soprattutto sensibilizzare chi ancora è rimasto un pochino indietro, chi ancora non ha acquisito questa mentalità, però sicuramente è quello che fa la differenza, perché esprime attraverso la formazione delle competenze sicuramente aggiornate, sicuramente più spendibili nel mercato del lavoro. Quali sono ad oggi le esigenze del settore infermieristico di area pediatrica a livello nazionale e perché no anche qui nella nostra emarginata Calabria? È una figura molto importante nel campo della sanità l'infermiere pediatrico. Noi da tempo abbiamo messo in campo un gruppo di lavoro che si interessa solo ed esclusivamente di questa problematica. Ce ne sono pochi in Italia e quei pochi non vengono valorizzati a dovere. Il nostro compito è quello di valorizzarlo al meglio perché ne abbiamo bisogno noi come professione infermieristica, ma soprattutto ne hanno bisogno i tanti e tanti bambini. Quindi l'appello che io lancio alla Calabria, ma come alle altre regioni d'Italia, assumete le infermieri pediatriche. Quali sono, se ci sono, le prospettive di sviluppo sul territorio legate
allo squilibrio tra personale sotto organico perenne e spesa sanitaria? Il territorio è un ambito su cui bisogna investire, è necessario spostarsi da un'eccessiva ospedalizzazione che in questo momento caratterizza il nostro Servizio Sanitario Nazionale ed andare verso servizi territoriali che devono essere non solo di reazione ad un bisogno assistenziale ma anche preventivi sulla comunità tutta e non solo sul singolo assistito. Il fabbisogno del personale in questo senso è chiaro che va incrementato, in questo momento come FNOPI noi tendiamo a dire che ci vuole almeno un infermiere ogni 500 persone assistiti sul territorio e un infermiere di famiglia e comunità almeno uno ogni 3.000, quindi siamo a livello nazionale sotto di circa 30.000 unità. Però non è un obiettivo irraggiungibile, basterebbe incominciare a trasferire risorse e impegni sia sul personale ma anche risorse economiche dai grandi centri iperspecialistici e ospedalieri, che sicuramente ce n'è bisogno, però incominciare ad investire di più sul territorio. Una rete di soggetti con un ruolo sociale e culturale in grado di offrire Presidente, il secondo mandato consecutivo si conclude con un grande risultato. Cosa rappresenta questa sede che oggi viene inaugurata? La sede che oggi viene inaugurata rappresenta per gli infermieri un punto di arrivo, ma nello stesso contempo un punto di partenza, perché ci siamo spesi a fare, diciamo, a mettere su una sede che è degna della professionalità dell'infermiere per valorizzare sempre più la nostra professione. Infatti, come voi avete visto, è dotata di una sala convegni dove noi ci spenderemo per fare ulteriori eventi, seminari, perché abbiamo a cuore quello che è la valorizzazione delle competenze, e in più direi che è il primo, forse uno tra i primi OPI sul territorio nazionale, è il centro di simulazione infermieristica, in cui noi faremo dei corsi proprio tecnico-pratici per andare sempre di più a guidare quelle che sono le buone pratiche, che è un po' la scommessa degli infermieri, lavorare sulle buone pratiche e non produrre delle prestazioni non di qualità. L'ottica nostra è quella di rendere sempre più visibili l'identità professionale in un mondo lavorativo che cambia, ma soprattutto noi dovremo essere a garanzia di un servizio qualificato e il nostro augurio è di raggiungere nel modo più ottimale possibile questi obiettivi. Vi ringrazio dell'attenzione.